Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, le partite di calcio sono giocate a livello amatoriale e professionistico. Nel calcio professionistico, il regolare svolgimento di un incontro è fatto rispettare da un ufficiale di gara e dai suoi assistenti guardaline, quarto uomo, e, in alcune competizioni, VAR. È diventato lo sport più popolare al mondo, sia per il numero di persone che lo praticano, sia per il numero di spettatori e appassionati, poiché è basato su norme semplici. Si gioca con un pallone senza altre attrezzature specifiche e può essere adattato ai luoghi e alle situazioni più diversi. La sua origine è antica, ma la versione moderna e codificata del calcio è nata in Inghilterra nel VI secolo. Da allora il calcio si è diffuso prima in Europa e Sud America, quindi nel resto del mondo. Chimenti, pur non avendo mai giocato in squadre di primissima fascia, era conosciuto e celebrato soprattutto per la bicicletta, un particolare dribbling con cui alzava la palla di tacco sopra la testa saltando il difensore in corsa. Una giocata di classico stampo sudamericano diventata una piccola leggenda di provincia proprio grazie a lui a cavallo tra gli anni 70 e 80. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, nell'estate del 1985 a soli 32 anni, Chimenti intrapresa la carriera da allenatore avendo fatto parte degli staff di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano. Era lo zio di Antonio Chimenti, ex portiere di Salernitana, Roma, Lecce, Juventus e Cagliari. Gli anni migliori di Chimenti però sono stati quelli del Palermo, squadra in cui ha militato dal 1977 al 1979. Resta ancora oggi scolpito nella memoria dei tifosi rosanero uno storico gol alla Juventus in una finale di Coppa Italia. E proprio il club rosanero ha voluto ricordarlo con particolare affetto. E poche ore fa si è spento un altro dei giocatori che gli appassionati di una certa età non possono non ricordare. Stiamo parlando di Vito Chimenti, ex centravanti morto all'improvviso a 69 anni.